Siamo nel cuore di Milano, in una chiesa, la Basilica di Santa Maria delle Grazie, capolavoro assoluto del Rinascimento lombardo, al quale pose mano anche il Bramante. Le navate sono ancora gotiche e anche i materiali sono quelli della tradizione lombarda, il cotto per le murature e il granito per le colonne e i capitelli. Ma la tribuna viene concepita nel nuovo stile fiorentino di Brunelleschi, la pianta quadrata, il cubo monumentale e il perfetto emisfero della cupola. Il tesoro di questo complesso monastico si trova celato nel refettorio. Da un lato della stanza, la Crocifissione di Donato Montorfano, l'opera più celebre del pittore milanese. Dall'altro, uno degli affreschi più famosi ed enigmatici di tutti i tempi. Dunque, la prima volta che ho visto il Cenacolo è stata tardi, perché io frequentavo qui a fianco, cioè la scuola d'arte drammatica del Piccolo Teatro, adesso non c'è più, ma c'era. Quindi quando la mattina non avevo voglia di frequentare la scuola, dal bar di fronte passavo al Cenacolo a guardarlo. L'avrò visto veramente una quarantina, cinquantina di volte e piano piano mi appassionavo a tutti i dilemmi di cui questo dipinto è zeppo, insomma. L'immagine che Leonardo concepì per il Cenacolo si ispira al Vangelo di Giovanni e mette in scena l'attimo in cui il Maestro dice agli Apostoli: «Uno di voi mi tradirà». Cioè, Leonardo dipinge i moti dell'anima, questa è la cosa più interessante, cioè non solo i personaggi in posa, diciamo, ma anche cosa provano questi personaggi dalla frase mormorata da Cristo, e si vede perfettamente come se l'onda di questa drammatica battuta si esercitasse verso l'esterno, perdendo forza man mano che si allarga verso i bordi laterali del tavolo. Questa non è più una sacra rappresentazione, ma un teatro percorso da passioni che scuotono i personaggi. L'uomo di Nazareth è al centro della prospettiva, solo, già consapevole della fine che lo attende. Leonardo aveva sperimentato un modo nuovo di affrescare, applicando all'intonaco del muro le tecniche della pittura su tavola, che fecero risaltare per 20 anni le tonalità morbide e luminose del dipinto. Poi l'umidità dell'ambiente e soprattutto i fumi del refettorio lo tradirono. 4 anni per creare un capolavoro, solo 20 per cancellarlo.